insieme a cento. Ma sempre morto fanno e sempre fanno pur tarranno. E mentre combattimmo manco noi a chiù sapimmo chi è un nemico e a chi volimmo bene. Salve amici, abbiamo un ospite d'eccezione dall'altro lato del cavo del filo, una volta si diceva. Abbiamo una senatrice calabrese importante, la dottoressa Fulvia Caligiuri. Buonasera, dottoressa. Salve, buonasera a tutti. Preferisce dottoressa o senatrice? Preferisco Fulvia, va benissimo. La ringrazio di questa, diciamo, amicizia che ci dona. Dottoressa, io passo subito alle domande. In questo coronavirus o Covid-19, insomma, se ne sono dette di tante, stiamo soffrendo un po' tutti per quanto riguarda le restrittezze sia fisiche, nel senso che non ci muoviamo da casa, e tutto quanto ne è scaturito, ahimè, le decine di vittime in tutti i settori e purtroppo anche nella sanità. E io vorrei parlare con lei perché sicuramente lei è molto più addentrata e ha molta più conoscenza per quanto riguarda quello che sta succedendo sul piano politico, nel senso che le volevo parlare innanzitutto degli euro bond, perché si è fatta confusione sia quando è uscita quella bufala della firma del MES del Premier, sia probabilmente quando c'è stata la non accettazione degli euro bond da parte di Forza Italia. Ci vuol dire lei come stanno le cose? Sì, prima di rispondere a questa domanda, la ringrazio per la domanda, volevo fare un ringraziamento veramente sentito a tutte le persone che stanno con tanti sacrifici, perché mi rendo conto che non è una situazione facile, ma stanno mantenendo fede ai patti fatti con le istituzioni, continuando a sacrificarsi e stare a casa, per un sacrificio che è necessario per poter uscire prima possibile da questa situazione, insomma, difficile. E anche un ringraziamento naturalmente a quanti, forze dell'ordine, medici, sempre in prima linea, aziende che hanno riconfermato produrre le mascherine, quindi un ringraziamento veramente a tutto il mondo che è produttivo, il mondo delle istituzioni e soprattutto i cittadini. Allora, la ringrazio per la domanda perché si è creata una grande disinformazione, fatemi passare il termine. E se è vero che Forza Italia nel Parlamento europeo ha votato contro l'emendamento dei verdi, ma non è stato però detto che ha votato a favore ed è passata la risoluzione al cui articolo 17, che adesso andrà in discussione il 23, prevede proprio l'utilizzo di garanzie del bilancio della Comunità Europea per obbligazioni, investimenti per la ripresa. Quindi nulla di più falso che noi siamo contro questo tipo di aiuti, e invece è vero che abbiamo votato a favore di una risoluzione, quella che poi è stata votata da tutti e andrà in discussione il 23, e abbiamo votato contro ad un emendamento dei Verdi che era praticamente irrealizzabile. La ringrazio. Io passerei subito a un'altra domanda, perché lei è diretta e abituata a questo tipo di operazioni, videoconferenze, eccetera. Sulla sanità lombarda, sembrava che fosse un castello inespugnabile all'elite del mondo, e poi purtroppo si è visto che in qualche modo era un po' un colapasta. Noi meridionali subiamo sempre delle critiche, delle accuse, degli attacchi, e poi guarda caso il mondo si scopre un po' tutto uguale, o sbaglio? Assolutamente sì, non eravamo nessuno, né i grandi centri del nord né noi del sud, ma in qualsiasi altro posto, anche negli Stati Uniti, piuttosto che in Francia, piuttosto che in Spagna, piuttosto che in Germania, le persone stanno morendo proprio perché, a prescindere dalla preparazione che c'è, ci ha colti impreparati. E il problema è stato arrivare in numero così massiccio presso questi centri, gli ospedali soprattutto del nord, che hanno creato poi al loro interno stesso delle bombe, insomma, di virus, quindi che si sono esplosi. Magari cercare anche di fare dei centri più sui territori e non accentrare in grandi strutture potrebbe essere un'alternativa, però è normale che tutto questo lo si dice
a posteriori, nel momento del vissuto mi rendo conto della difficoltà. E un'altra cosa che secondo me si poteva fare, ma lo dico insomma da esterna, quindi nemmeno dal mondo della sanità, non facendone parte, non sono stati subito analizzati i dati in maniera costruttiva, quindi con dei modelli anche predittivi per vedere, di capire che necessità ci sarebbero state nei momenti, nei giorni successivi, per capire anche le terapie che dovevano organizzarsi. Ripeto, è un momento talmente critico al quale nessuno era pronto. La Cina, piuttosto che tutti gli altri, le altre nazioni, si sono visti addosso un momento veramente poco gestibile, sperando che qui nel sud continui ad andare così come sta andando, perché 20 anni di tagli alla sanità sicuramente non hanno fatto trovare a maggior ragione la sanità pronta ad affrontare questo tipo di pandemie. La ringrazio. Volevo ricordare al pubblico che lei è anche, insieme alla sua famiglia, diciamo proprietaria di un'azienda importantissima della Calabria per quanto riguarda il settore latte, per non aggiungere tante altre cose di cui si occupa la sua famiglia. Ecco, come sta andando per quanto riguarda la produzione, per quanto riguarda magari eventuali eccedenze, perché sicuramente il fatto che i bar e tanti ristoranti non possono utilizzare il vostro prodotto, questo vi mette in difficoltà o sbaglio? Beh, sicuramente sì, io ringrazio anche per questa domanda, perché molto spesso si dice: ma come, il settore alimentare sta andando bene, state guadagnando molto di più. Io devo dire che insomma i colleghi agricoltori, i colleghi della filiera zootecnica, va un sentito ringraziamento, perché non hanno mai cessato di far trovare i propri prodotti nei bar dei supermercati. Però con, come diceva lei, con la chiusura di parte del mercato di sbocco, le aziende zootecniche soprattutto si sono trovate in situazioni di produrre comunque lo stesso quantitativo, perché le bovine producono lo stesso quantitativo, non sono delle macchine, e però sapendo che metà magari di questa produzione insomma non trova più sbocco sui mercati, così come le aziende del florovivaismo, così come l'agriturismo. Diciamo che diversi comparti del settore agricolo stanno soffrendo parecchio. Ecco perché abbiamo chiesto al governo delle misure straordinarie, eccezionali, al comparto agricolo, che finora ha garantito i prodotti sui banconi dei supermercati. Non vorremmo che da qui a un mese e mezzo, quando magari ci potrà essere la ripartenza, le aziende avranno consumato le proprie energie e non saranno in grado più di garantire le produzioni. La ringrazio. Un'ultima domanda, poi la lascio libera, perché sicuramente ha molti impegni, nonostante che, come si dice, resta a casa. No, dottoressa, sarebbe un piacere. Dottoressa, questo momento veramente delicato, diciamo che noi nel sud siamo stati forse un po' più fortunati, non lo so per quale motivo, almeno siamo stati disciplinati, a parte qualche eccezione, veramente stiamo rispettando le regole. Come si potrà ripartire e quando, secondo lei, per quanto riguarda proprio, come diceva lei prima, il fatto della sanità, che per 20 anni, eccetera, quando si potrà ripartire per avere una sanità importante come altre regioni in Calabria? Allora, la ripartenza, diciamo così, fase 2, fase 3, che vuole dire, ma ci potrà essere il ritorno alla normalità, che poi non sarà più una normalità alla quale siamo abituati, eravamo abituati noi, ci potrà essere solo quando ci sarà il vaccino. Prima di arrivare a questo stato, naturalmente ci saranno vari passaggi. Pian piano si potrà riprendere prima le attività produttive, poi insomma a rivivere un'uscita dalle nostre case, ma che non potrà essere, almeno da qua 2 o 3 mesi, un'uscita come ci ricordiamo tutti, cioè, perché altrimenti poi il pericolo di un nuovo picco potrebbe essere troppo per noi, perché non è che noi tra un mese e mezzo, 2 mesi siamo morti, per lei, da un punto di vista sanitario, alla accoglienza di tutti questi malati se ci dovesse essere bisogno. Quindi dobbiamo dare il tempo anche alla nuova giunta regionale, al presidente Santelli, certo, per fare i vari passaggi e poter mettere mano al mondo della sanità. Ecco perché dico, è importante dare il tempo per farci trovare preparati, ma 20 anni di tagli nella sanità non si recuperano in 15 giorni, un mese o 2 mesi. Ci sarebbe bisogno di investimenti nel sistema sanitario, così come in investimenti nel settore pubblico, per far ripartire un po' l'economia. Io la ringrazio tantissimo, dottoressa, perché
è stata precisissima e soprattutto in questo momento noi, come può notare, siamo equidistanti da qualsiasi colore politico, perché l'importante è che chi guida questa nave e poi le varie scialuppe, se così si può dire, per quanto riguarda le regioni, siano, diciamo, attenti e precisi nelle scelte. Noi ci dobbiamo fidare di loro, ci fidiamo di loro e speriamo che, come si dice, vada tutto bene. La ringrazio e la saluto. Io ringrazio, volevo giusto chiudere dicendo una cosa. Io la penso esattamente come ha detto lei: in momenti di, diciamo così, di guerra devono essere adottate misure straordinarie. Abbiamo dato massima disponibilità al governo per ascoltare anche le nostre proposte. Mi auguro che ci sia veramente un clima di collaborazione, che purtroppo finora non c'è stato, per il bene di tutte le nostre nazioni, ma soprattutto per l'Italia e per le persone che stanno soffrendo. Grazie a voi. Grazie ancora e buona vacanza a casa, in questo caso. Grazie, buona vacanza a tutti. La ringrazio, allora. Buona serata. Salve, arrivederci, buonasera. Hai cuore, hai chiesto cuore, sei stata o prima amore, o prima l'ultima sarai. Bambi.